Ciao a tutte e ben ritrovati e ben arrivati ai nuovi iscritti al canale. Siamo quasi in 10.000. Sono felicissima di poter condividere con voi questo viaggio nel mondo delle erbe tintorie e oggi vorrei trattare un argomento che ho notato crea un po' di confusione nella testa di chi si avvicina per la prima volta alle erbe tintorie, ossia il doppio passaggio. Io ho già parlato in un video dedicato proprio di che cos'è il doppio passaggio, quando andrebbe fatto e così via. Però ho notato che purtroppo quel video, non so perché, passa un messaggio sbagliato, ossia che per coprire i capelli bianchi o comunque quando si usano per la prima volta le erbe tintorie, andrebbe in assoluto utilizzato il doppio passaggio. È sbagliato. Quindi, anzi, io lì nel video specifico anche che, per esempio, io per coprire i miei capelli bianchi utilizzo un unico passaggio. E non so perché questa parte qua viene ignorata, perché la stragrande maggioranza di voi quando mi scrivete mi dite che quindi inizio a fare il doppio passaggio con il doppio passaggio? No. Allora, vi dico oggi quando non andrebbe fatto il doppio passaggio, comunque quando non è obbligatorio farlo, perché ci sono proprio dei casi in cui non andrebbe assolutamente fatto. Allora, quando iniziamo ad utilizzare le erbe tintorie, la prima cosa che dobbiamo fare è valutare la qualità dei nostri capelli, ossia abbiamo i capelli sottili, sono fini, sono fragili, sono robusti, sono grossi, perché fa la differenza. Solitamente un capello fine e sottile è poroso ed è molto più facile che con un unico passaggio si riesca a coprire il capello bianco e comunque si abbia un'ottima resa del colore. E tant'è vero che un capello che è robusto, che è grosso, opponga un po' di resistenza alla colorazione e che necessiti di un doppio passaggio. Ok, quindi valutato questo, bisogna valutare anche che colore si desidera ottenere. Desideriamo ottenere un colore chiaro oppure un colore scuro? Perché mi è capitato di leggere dei messaggi in cui mi dicevate che volevate ottenere un colore medio chiaro, un castano chiaro, e quindi mi chiedevate se quindi procedevate con l'applicazione dell'Ausonia e poi di un mix per ottenere un castano chiaro. No, perché dovete considerare che comunque applicando l'Ausonia sul vostro castano chiaro cambiate il colore di base, quindi sì, assolutamente otterrete un colore molto più scuro di quello che è il vostro colore naturale, perché la base cambia, la Lausonia applicata su un castano chiaro diventa assolutamente un color ramato, quindi non è più un castano chiaro e per smorzare quei toni ramati dovrete utilizzare una buona percentuale di katam oppure di indigo e quindi il castano che si otterrà è molto più scuro di quello che è il vostro colore naturale. Quindi, se desiderate rimanere su un colore chiaro, il doppio passaggio non è proprio da valutare, è da escludere, anzi. Mi raccomando, quindi, provate sempre un unico passaggio e poi, in base ai risultati, valutate se è necessario fare il doppio passaggio. E mi raccomando, non vi scoraggiate perché avete fatto un unico mix. Ah, vabbè, non, i capelli bianchi sono giallini, sono ramati, non mi piacciono, quindi vuol dire che con un unico passaggio non ottengo un ottimo risultato. No, a volte veramente anche un 5% delle percentuali può fare la differenza. Giocate, sperimentate. Non so perché la gente arriva comunque abituata appunto alle performance delle tinte chimiche con l'aspettativa di, dopo un'applicazione, ritrovarsi con un colore identico al colore chimico. Ebbene, no, non è questo il caso. Come sapete, le tintorie colorano tono su tono e bisogna sperimentare. Personalmente, anni fa, ormai più di 8 anni fa, quando ho iniziato, ho impiegato più di 4 mesi per trovare il mix idoneo, quindi ogni mese scambiavo le percentuali, prendevo appunti per riuscire a ricordarmi come era risultato il colore con quel specifico mix e poi variavo appunto le percentuali per riuscire a ottenere il mix ideale. Quindi se ci tenete alla vostra salute, lo so che insomma questa
un processo, diciamo, di studio del mix può essere giustificato. Chiudo qui, spero di aver fatto un po' più chiarezza in merito al doppio passaggio. Fatemi sapere se c'è ancora qualche allone di dubbio che permane nell'aria qui nei commenti sotto al video. Condividete il video con le vostre amiche come sempre, lasciate il solito like e soprattutto iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!